Bella Fanny, eccoci tornati oggi su Dark Souls 3. Io sono Lello, lui è Bax e devo farvi questo gioco che è proprio tanto bello. Con questa enfasi, ragazzi, iniziamo la nuova avventura. Sto scherzando, dai. Nuova partita. Vai, perché? Dovete sapere, ragazzi, che io un po' ci ho già giocato. Io no. Ma neanche troppo. Eccoci, ragazzi, con la creazione del personaggio. Vediamo Lello che tipo di personaggio vuole. Prima cosa, il nome. Allora, diciamo che quello lo so. Quello lo so. Vai. Allora, quindi L2, Lello. Fine, sesso, ma maschio, a età, volte. Giovanissimo, giovane. Classe, cosa c'è? Io sono un discriminato. Poca manca. Abbiamo creato il nostro personaggio fortissimo. Personaggio fortissimo, vediamo le avventure di Lello. Io non conosco niente, cioè nel senso del 3 assolutamente niente. Allora, come funzionerà questa serie qui, ragazzi? Giocheremo, ogni morte si cambia. Ok. Ok? Sono morto! No. Ma non c'è un semi-tutorial, uno per chi... Se tu salti i messaggi per terra, salti il tutorial. Ah. Attacco normale. Ah, R1 attacco. Cos'è che ho fatto? Poi che ci dirà mai quel? Attacco potente. Beh, primitivo Lello. Vado lì, il tuo primo nemico Lello. Figlio d'Androsia. Olè! Basta, è morto. Io continuo a colpire. Depreda corpo. Anima morente. Ah! Aia, io riesco a morire nel tutorial, signore. Non l'avevo visto. Era un attacco potente il mio. Sì, poi Lello salta gli oggetti. Madonna. Questo qua è chiaramente il cavaliere della città di Sfatus. Sfatus. Che dopo l'attacco del re Mangis morì perché ha inciampato andando indietro e ha picchiato la testa contro il vaso. Perfetto. Olè. Sei scemo. Bastardo. Non si fa così. M'han detto. E pensavo ci arrivassi. Allora, con quadrato ti curi. Ah, ecco io. Ah, ok, grazie. Perché non visto che salti i messaggini. Non salto. No, usa l'oggetto. Quindi, vai. Quadrato ti curi. Bluff. Ma però posso dire una cosa. Dimmi. Mi piace questa ambientazione molto Signore degli Anelli. E questa cosa sarà mai? Accendi falò. E sono i salvataggi. È questi. Il tuo primo falò. Questi sono i salvataggi. Lì che qualcosa lo so. Bravissimo. Lo vedo. Allora, con cerchio puoi schivare, cioè fai la rotolata. Ah, perché non mi dicono ciò? Perché hai saltato un po' di pezzi già dietro. Muori, Androcchio! Bravissimo, bravissimo, occhio dietro! Lo vedo, io mi schivo! Bravissimo! Pam! Mamma mia, guardatelo! Occhio! Lo vedo! Umbriaco! Lo vedo, lo vedo! Muori! È morto, no! No, aia! Ma sei non... ancora vivo come? Ecco! Devo curarmi? Perché direi... non ho capito dov'è la mia vita! Ah, è là in cima! La vita, uso oggetto era quadrato. Quadrato, perfetto. Ok. Che schietta è Estus? Occhio. No, vai tranquillo. Occhio, non cadere, ti prego. Non cadere. Adesso cade grave. Ok. Ok. Perfetto. Te preghiamo. Bombe. Bomba. 5. 5 bombe. Posso farlo cadere? Sì. Yeah. non l'ha fatto. Ah, perché è L1. Ti sei parato. Sì, scusa, ho sbagliato io. Questo episodio, ragazzi, è molto scuola. Ma vedrete che riuscirò a far diventare bravo Lello. Soprattutto se si toglie tutto. Oh, infatti, me ne sono accorto. Perché se ti... Ma perché riprendi a pugni? Mia, muori. Ma c'hai il bastone. No, Lello è Rocky Balboa. L'ho visto ieri sera Rocky Balboa, quello vecchio. Volevo lanciargli la bomba e non volevo togliermi tutto. Vabbè. Io allora lo prendo da dietro, di soppiatto. No, ma devi prima svegliarlo. Ah, ok. Se non si apre. Buongiorno. Svegliati. Ma perché devo svegliarlo per combatterlo? Non è intelligente la cosa. No. Vai, ti dico così di pestarlo già adesso. Picchialo. Picchialo.
Attacco potentissimo! Picchialo! Ok. Dove gliel'hai fatto? Spostati, non si spostava. Loccalo, così vedi dove è. Ecco, salta, togliti! Tolto! E colpisci. Grande bomber! Ok, ho capito. In quel momento lì, perfetto. Ho capito. Loccalo, così... Oh, perfetto. Madonna, è rimasto fermo. Vai! Spam! Bravissimo, Lello! Occhio! Mi sto... Oddio! Hai visto che mi sto togliendo? Vai, togliti! Non mi ha dato il tempo di reazione. Shottatissimo. Il primo sei morto di Lello, ragazzi. Ti è rimasto malissimo. Devo prendere la confidenza mano. Col cerchio e prendere la mano anche con il loccare i nemici. Sì, assolutamente. Ok. Yeah. Campana da chierico. Penso che sarà più un guerriero quello di Lello. Quindi noi abbiamo la campana, ma non ce ne facciamo assolutamente un niente di niente. Ma qua c'è il boss, eh. Siamo pronti? Però non c'era la nebbia. No, la nebbia perché lui si sveglia subito adesso. Ah. Allora, là in fondo ci sono le tue anime, le vedi? No, sì. Bisogna recuperarle quelle. Che sono gli oggetti alla Minecraft, fammi capire. Sì. Via! Stai calmissimo. Vai, uccidila! Uccidi, un mago. Cerchialo, cerchialo! Oh. Poi bisogna fare il cerchio R1, cerchio R1, cerchio R1. Lo scopo. Via! Il fatto è che non mi ricordo mai fino a dove arriva la sua falce delle balle frusta. Via! Lontana, picchialo! Bam! Via, R è cerchio! R è cerchio! Sono solo due tassi, ma vai, superalo! Vai! Questo bastone del Menga! Oh, via, l'ho stuntato! Via, via! Ho dato un calcio! Via, che adesso arriva con gli sbirri! Sbirri! Oddio, oddio! Mi odieranno un botto! Io questo mostro qua lo odio tantissimo. A parte che fa questa mossa bruttissima qua. Però è figo. Però è bello, né? Oddio, mamma mia! Via! Sai cosa sembra? Sembra. Sembra una lumaca. Sembra tipo. Gara di Naruto. Bravo. Aia. Quante citazioni, cazzo. Quante citazioni. Curati. Ok. Via. Picchialo. Dai che ci sei qua. No. Via, togliti. Ma ti lancio una bomba così. Ma si dice gara. Si dice Gardaland. Dai. Sì. Vai. Bella Baxter. Give me cazzo. Give me the five. Ere del fuoco di Bruce. In caso mi stavo accorgendo che era brutto da dire. Spada spirale. Bruce Lee. Braccio ripristinata. Siamo tutti sporchi. Accendiamo il falò. E siamo arrivati al nostro checkpoint con falò con l'accendo sulla O. E che dire, sei d'accordo con me? Certo. Sei d'accordo con me? Quindi la prima lezione di Dark Souls è finita, noi ci vediamo al prossimo Dark Souls, ma anche ai prossimi video. Mi raccomando, non perdeteli. Alla prossima, bella da Lello e da Baxter. Alla prossima, ciao! Ciao!